Overtime, starring Valentina Catoni and Flavio Grassalli. Cinque e mezzo. Diamo subito il buongiorno a Mario Giunta di Sky. Buongiorno Mario. Buongiorno. Buongiorno Mario. Buongiorno. Che bello quando i nostri commentatori sono in viaggio e ci raccontano proprio la vita reale dalla strada, in questo caso dall'aeroporto. Come va le Alinate? Per ora bene. Per ora tutto bene, questo ci conforta. Hai fatto il check-in, il carico bagagli, l'imbarco, tutte cose. Massimo check-in della Gazzetta dello Sport. Sei uno sciocco. Abbiamo fatto tutto. Oh, molto bene. Mario, ieri purtroppo abbiamo avuto un bellissimo collegamento, si è chiuso poi con un tuo messaggio che ci ha annunciato il brutto infortunio di Kevin Strootman, che tutti in qualche modo temevamo. È arrivata poi l'ufficialità, insomma, di questo interessamento dei legamenti, legamento crociato anteriore con interessamento meniscale, peraltro, insomma, perché Kevin Strootman che rimarrà fuori dai campi per 5-6 mesi in maniera ottimistica, che c'è chi dice che si potrebbe arrivare fino a 9, speriamo assolutamente di no. Fatto sta che non solo si chiude la stagione giallorossa di questo fantastico calciatore, ma si chiude la possibilità di andare al mondiale per un ragazzo che forse proprio non lo meritava. No, dispiace molto per il ragazzo, umanamente. Sì, certo. Perché comunque è arrivato in estate, ma vedo già che insomma si era guadagnato l'amore di tutto lo spogliatoio e di tutta la tifoseria della Roma. È stato molto molto sfortunato. Poi sento insomma le solite polemiche sul fatto se doveva giocare o non doveva giocare, ma sono polemiche che lasciano il tempo che trovano, perché comunque un giocatore prima di scendere in campo, soprattutto in una partita così importante, si confronta con l'allenatore, si confronta con lo staff medico. Io credo che lo staff medico della Roma sia molto professionale, quindi se Strootman non fosse stato al 100% non l'avrebbe fatto giocare. Si è fatto male da solo? Comunque sì, anche nel primo caso, insomma, non si è fatto male da solo. È il classico esempio di chi ha avuto un piccolo problemino al ginocchio, mm-hmm. e aveva secondo me un po' di paura di rischiare sul ginocchio della botta di Valbuena in nazionale, e lì ha messo il peso tutto sull'altro ed è saltato. È proprio la classica dinamica di chi si fa male al ginocchio in queste circostanze. Molto molto sfortunato. Poi si è fatto male assolutamente da solo, non c'è stato nessun contrasto. Mi sono accorto che era il menisco subito, perché quando pizzica così, soprattutto quando si è fermato la seconda volta, è il classico problema al menisco. Perché poi a volte il crociato non te ne rendi neanche No, assolutamente conto. Io non me ne resi conto. Ecco, infatti. Come è andata poi, senso il suo caso? Ovviamente non è sport a livelli di professionismo, però insomma ma guardate, io non l'ho neanche rimesso a posto, quindi fate un po' voi quando c'è l'interessamento del menisco, però soprattutto per un calciatore a quei livelli urge l'intervento chirurgico, certo. Assolutamente, perché poi il menisco è una parte, bueno, non è, devo fare una lezione di anatomia, no, però è interessante una parte fondamentale della struttura proprio portante del ginocchio, no? Mm-hmm. Purtroppo quando è successo, mio padre mi ha subito detto menisco, quando ha visto l'infortunio di Strootman, ed è uno che se ne intende, perché ne ha viste di ginocchia. Immagino di sì. Sono tutti discorsi prematuri, Mario, perché è appena avvenuto, il giocatore dovrà operarsi a giorni, sapremo tra poco se si opererà in Italia, negli Stati Uniti piuttosto che in Olanda, forse più probabile la pista estera. Ad ogni modo, speriamo solamente che sia operato al meglio. Guarda, questa moda di andarsi a operare all'estero, io con tutto rispetto dei luminari che ci sono all'estero,
Poi c'è il luminario, guardate quello che è successo a Pepito Rossi. Che sì, è lo stesso di Gallinacci, di Gallinari poi. Di Gallinacci, sì, sì, esatto. Lei è veramente un imbecille. Che modo lei è? Lei è veramente un cretino. No, dicevo una cosa, ci sono dei medici, specialmente degli ortopedici meravigliosi, in Italia, adesso non è che debba fare pubblicità alla categoria, no, perché però non ne hanno bisogno. Sono stato d'accordo io. Bisognerebbe, secondo me, sfruttarli un pochettino di più. Questa poi capisco che lui è olandese, quindi avrà anche altre come si dice, altre conoscenze, no? Sì, magari anche qualcuno già di fiducia, vi insomma, vedremo. Che in Italia abbiamo fior di luminari. Basta che non lo curano come hanno curato destro, perché sennò possono essere anche 25-26 mesi, ecco, poi. Sì, speriamo proprio di no, ovviamente. Ma poi là dipende molto da come reagisce lo stesso calciatore. Vero. Io credo che Strootman abbia una struttura fisica e un tono muscolare che possa favorire il recupero completo e il recupero anche, non dico accelerato, ma nei tempi previsti per un infortunio del genere. Oltre a un grande carattere che ha dimostrato già giustamente giocando. Sì, ma il carattere che poi esce fuori a tutti i calciatori, a tutti i professionisti di fronte all'infortunio del genere. E, ripeto, è molto importante soprattutto in questi casi la struttura fisica di un giocatore, come risponde appena poi finisce tutto il processo di operazione, inizia tutto il processo di fisioterapia e di ripresa del tono muscolare. È molto importante anche la struttura, sì. Poi quello è il muscolo poi che regge, anche che aiuta a sostenere e a reggere stesso ginocchio, eh? Come no. È chiaro che il mio muscolo fa schifo nei confronti di quello di Strootman, quindi beh, lui è un super muscolo. È chiaro che ogni volta che gioco è un segno della croce. Sicuramente, beh, un tono muscolare diverso, anche perché avete lavori proprio diversi e quindi lui fa del fatto muscolare afono, la sua quello voglio, di giunta, voglio non, dire non è... Vabbè. È afono, non a tono, nel senso non sì, così. Oggi è scatenato. Niente, sì, no, oggi è proprio in grandissima forma. Dicevo, Mario, sono discorsi prematuri, però insomma i quotidiani già ci propongono delle ipotesi, visto che lei è un esperto del mercato. Ci dicono, visto che non si potrà sapere quanto poi effettivamente, al di là delle speranze, ci metterà Kevin Strootman a tornare in campo, ovviamente in che condizioni, la Roma già pensa al mercato. È possibile tutto questo? Ovviamente quindi Walter Sabatini ha un pensiero in più da quello che era il reparto più coriaceo della Roma ad un intervento rapido sul mercato, non ovviamente per la fine del campionato ma per la prossima stagione. Per la prossima stagione sicuramente, quello sì. Per l'immediato credo di no, anche se ho letto in giro che stava vagliando la soluzione degli svincolati. E chi c'è? Abbiate pazienza. Chi c'è? C'è veramente poco in giro e veramente giocatori che ormai non giocano partite da un anno, per dire. Meglio veramente utilizzare la carta Taddei da quel punto di vista, pur di andare invece a prendere un giocatore adesso svincolato, o al limite la carta Florenzi, anche se sì, la Roma ha tante soluzioni, in quel momento rientrerà De Rossi tra due partite, rientrerà Francesco Totti e quindi andrà a occupare un posto in attacco e quindi se ne libererà uno e Florenzi potrebbe scalare a centrocampo. Insomma, quanto diventa importante però anche visto questo tipo di infortunio arrivare al secondo posto per la Roma, cioè evitare i preliminari che di fatto dovrebbero essere giocati senza Strootman? Fondamentale perché Strootman comunque non farà la preparazione. Non farà tutto il ritiro, non farà le varie tournée. Qualora ci fosse il preliminare di Champions non lo giocherà sicuro, salterà, secondo me salterà, o comunque non fino a quando non troverà la forma al 100% salterà anche i primi impegni, credo, in campionato della Roma. Per tornare al discorso di Valentina, quello del mercato, io credo che adesso cambino un po' le priorità, ma il piano anche del mercato estivo della Roma. A questo punto è vero che Pjanic non è che era automatica la sua cessione, ma adesso ci si penserà sopra, secondo me, anche di fronte ad un'offerta molto importante, a meno che non si decida comunque di vendere il giocatore e di investire poi quei soldi che arrivano in altri due centrocampisti. Però insomma io credo che poi queste sono tutte decisioni che saranno prese a fine campionato, saranno prese da Sabatini con
con ovviamente Garcia, eh. Vabbè, ovviamente. Prima di andare sulla partita di stasera, sulle sue sensazioni, caro Giunta. Poi invece è importantissimo, però ribadisco, è importantissimo a questo punto il, a maggior ragione il secondo posto, per la Roma. Fondamentale. Perché, a proposito, perché poi affronteresti, non affronteresti un avversario soft come erano i vecchi preliminari, tutt'altro, perché poi lì con il nuovo regolamento prevede un tipo di sorteggio diverso. Abbiamo visto infatti com'è andata negli anni scorsi, ci ha rimesso più volte le penne l'Italia e l'Udinese. Viviani è pronto, questo proprio così en passant, sta facendo molto bene ogni volta che scende in campo, soprattutto con l'under, sembra maturo, quasi sempre migliore in campo. Per essere nella rosa dei centrocampisti di una squadra che deve affrontare tre competizioni? Non lo so, il giocatore sta crescendo molto, è vero, da questo punto di vista sono d'accordo con te, però sai, un conto non è se ne parla giocare... mai. Non se ne parla mai del suo possibile rientro a Roma. Sì, ma io sono poi sempre convinto che un conto è giocare in determinate realtà, poi sai, la realtà di Roma, la realtà della Champions, la realtà dell'alta Serie A è totalmente diversa. Però Viviani è un buon centrocampista, è un buonissimo, sarebbe una buonissima riserva, ecco. È quello, per dirti, nel senso, Taddei non lo vedremo più dal prossimo anno perché gli scade il contratto, ecco, insomma, potrebbe avere la stessa valenza di Taddei, no? È quello, da questo punto di vista, come utilizzo nel corso degli anni. Che perché era partito poi, bene, lo ricordo, con Luis Enrique, un Roma-Juve, giocò solo un tempo, prese 6. Sì, sì. Insomma, ma poi sai, in queste situazioni, quando ci sono di mezzo i giovani, dipende molto, non tanto dalla società che può credere o non credere nel ragazzo, dipende molto dallo stesso giocatore che cosa vuole fare della sua carriera, e molte volte dipende anche dallo stesso entourage del giocatore. È chiaro che se la gente, l'entourage di Viviani prendano più spazio il prossimo anno, spazio non c'è, certo, non è chiaro che la Roma lo dovrà di nuovo mandare in giro, però è un giocatore assolutamente da tenere d'occhio, sicuramente uno dei migliori che la Roma ha in giro, forse il migliore in questo momento. Non è un caso, insomma, che l'Under 21 si affidi sempre a lui, e lui comunque sia sempre uno dei migliori in campo. Peraltro bravo a battere anche i piazzati, molto bravo a battere i piazzati, ogni tanto c'è questa, come dire, lacuna dal punto di vista della rosa giallorossa. Vabbè, sì. Stasera? Andiamo alla Champions, sì, esattamente. Come farà questo Milan a tentare l'impresa, Mario? Come farà? Con Mario. E soprattutto tu, da osservatore, barra amatore di questo sport, quanto credi che sia possibile? Perché molti lo danno per spacciato, io il Milan per spacciato in Champions non lo do io mai. Io 10 euro, il 2 a 6 e 25 li metto. Guarda, già lo io dico. Sono d'accordo con Simeone quando dice che occhio, che quando si giocano delle partite così importanti, nonostante il risultato all'andata sia totalmente a favore dell'Atletico Madrid, visto che ha vinto 1-0, occhio che squadre come il Milan non bisogna mai darle per morte, perché il Milan ha una storia, ha un prestigio, ne ha vinte 7 Champions League, quindi sì. Come si fa? In 7 Champions League è un peso specifico molto molto importante. Come si fa a battere l'Atletico Madrid? Non lo so, perché non faccio l'allenatore del Milan e non l'ho neanche studiato l'Atletico Madrid. Sì. È chiaro che il Milan dovrà giocare tutto per tutto. Non ha nulla da perdere. Dovrà scendere in campo con la mente libera, proprio perché il Milan non ha nulla da perdere su un campo difficile, contro una squadra che sta facendo benissimo quest'anno, ha delle individualità fortissime come Diego Costa, Omer Daturan, ha anche una buona difesa, secondo me. Tutti parlano dell'attacco e del centrocampo dell'Atletico, ma ieri sottolineavamo anche in studio con l'illustre Massimo Marianella, insomma, che la difesa dell'Atletico Madrid non è una difesa così di scappati di casa, è una buona difesa. Il Milan si dovrà affidare a Kakà, si dovrà affidare a Balotelli se è in giornata, in serata di grazia,
e poi vedere. Non è facile fare due gol, sicuramente all'Atletico Madrid, ma il Milan può e ci deve quantomeno provare, ecco. Io poi, per come sono fatto io, insomma, darei subito un segnale alla squadra per prendere in campo Balotelli e Pazzini insieme, ma non credo sia la soluzione che abbia in mente Clarence Seedorf. La prima cosa che ha detto è tutto che demode giocare con due punte, quindi credo che non lo farà, a meno che non abbia cambiato idea nel frattempo. Poi tutto è possibile. Credi che sia saldo il ruolo di Seedorf al Milan, Mario, o potrebbe essere messo in discussione? Non ti faccio una domanda a caso, ma visto l'esonero da parte dello Zenit di Luciano Spalletti, sappiamo quanta corte gli abbia fatto Galliani, questo almeno si diceva, potrebbe essere un non obiettivo? Io credo che per ora la posizione di Seedorf sia salda. Poi sapete meglio di me che, insomma, le decisioni le prende il presidente Berlusconi. Certo. E Spalletti è candidato, andato via da una cacciata. Ma qualora venisse esonerato Seedorf, sì, secondo me sì. Tra l'altro Spalletti avrebbe tanta voglia di tornare in Italia, perché secondo me è il suo obiettivo. 4 anni e mezzo in Russia, era anche finito un po', no? Il ciclo in Russia. Però io credo che in questo momento, anche in caso di eliminazione dalla Champions League, a meno che non finisca in maniera rovinosa, auguro di no al Milan, finisca 7-0 l'Atletico Madrid, ma credo di no, insomma la posizione sia abbastanza salda, o quantomeno, ecco, potrà chiudere la stagione in maniera tranquilla. In caso di eliminazione il Milan si concentrerà sulla possibile qualificazione all'Europa League. Prossimo anno rischiamo di avere le due milanesi in Europa League. È vero, questo che sarebbe, insomma, strano però il fatto che non ce ne sia neanche uno in Champions League. Però d'altra parte, se il campionato dice questo, quest'anno era impossibile far miracoli anche per... Ormai sono cambiate un po' le gerarchie del calcio italiano. Questo è senz'altro vero. Domani riusciremo a sentirci, così ci racconterai qualcosa di più di questa gara bellissima di questa sera. Sì, se mi chiamate io rispondo. E vai. Dipende da voi. Sciocchino che non è altro, Giunta. Certo che la chiameremo. Allora avremo modo e maniera di organizzarci per domani. Spenderemo un po' di più, ma insomma, ne vale la pena. Tanto voi, insomma, siete benestanti. Certo, se no lei non parlerebbe con noi. Come mai sono cambiate le gerarchie? Non era così. Aspetta, prima saluta. Come mai sono cambiate le gerarchie? Era lei il benestante. Ci sono i luoghi comuni sul foglio di oggi. Le chiedo quale sceglie. Stasera dovrà parlarne comunque, quindi a Sport 24 anche, no? Giusto? Saranno i luoghi comuni di che? Della partita di stasera. Allora, la stagione dice Atletico, la storia dice Milan. Il campo cosa dirà? Tu farai questo. La stagione dice Atletico, la storia è carina questa. Carina, vero? Poi c'è una partita che vale una stagione, se no, come tormentone, sì. Quindi puoi usarla tipo nel servizio, no? Una partita che vale una pure. No, meglio pure altre cose, se preoccupi. Vabbè, nel caso se dovesse io. Sarà fondamentale se ne è nei primi minuti, la dirà questa frase. Questo è un grande classico, è vero del ritorno delle partite solitamente, è vero. Sono d'accordo. Quando nel calcio poi non è vero, perché nel calcio può succedere di tutto nell'arco di 30 secondi. Poi c'è anche, non so, se vuole fare l'affronto con lo stadio, il Calderone è una bolgia, una polveriera, una plaza de toros, un catino confrontato col Bernabeu che invece è come un teatro, che ha un pubblico più esigente. Sì, è vero, ma non so se avete mai avuto l'opportunità di vedere una partita al Santiago Bernabeu. Oppure, questa la dirà sicuro, Diego Costa fa reparto da solo. Questa la dice, dai. Sì, poi? Poi c'è, e se finisse con la lotteria dei calci di rigore nel bollente Calderon? Questa della lotteria dei calci di rigore mi è sempre piaciuta. Tra l'altro, qualora finisse la lotteria dei calci di rigore, emozionano sempre i calci di rigore, dalla terza categoria, cioè dai tornei amatoriali, perdonatemi. Sì. Fino alla Champions League. Poi c'è questa che ho vinto un torneo a calci di rigore recentemente, quindi. E quindi non le succederà più. Comunque poi c'è questa che è universale, il Matador, cioè l'espressione il Matador utilizzata nella serata. Comunque è molto bello come stadio, il Calderone. È bello, sì. È molto bello. Poi questa sera hanno preparato una coreografia i tifosi dell'Atletico, molto 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 bella, sarà spettacolare, una coreografia, pensate, finanziata dagli stessi giocatori. Ah, però che spettacolo, bellissimo. Quando ce la dici? Una sorta di ringraziamento dei giocatori e ai tifosi che sono stati sempre vicini alla squadra quest'anno. Questo è un bel bellissimo gesto. Mamma mia. Sì. La farà Marianella la partita? Sì. Quindi il Calderonna.
Calderone. Sì, 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 sì. Senza dubbio, un po' di coda gliela lasciamo sempre. Mario, grazie, a domani per il resoconto di questa gara. Intanto buon viaggio. Alla maniana, grazie Mario Giunta di Sky.